Va bene. Oggi vi racconto la prima parte di questo, diciamo così, capitolo, set di slide che è abbastanza lungo, ma ovviamente non lo faremo tutto oggi, che parla di cammini minimi all'interno dei grafi. Noi finora abbiamo visto un grafo come una struttura in cui posso fare delle operazioni molto semplici, tipo navigarlo, passare da un vertice all'altro e esplorarlo attraverso l'operazione di visita. Sono operazioni che hanno complessità molto semplice, si tratta dell'equivalente, no, dell'iterare su una collection, no? Iterare su un insieme, semplicemente un insieme di nodi che ha certi tipi di collegamenti. Adesso cominciamo invece a vedere qualche cosa di un pochino più denso, un pochino più impegnativo, diciamo, dal punto di vista algoritmico. Abbiamo visto la volta scorsa che fare una visita di un grafo significa trovare dei cammini, alla fine dei conti, tra il vertice di partenza della visita e gli altri vertici del grafo che risultassero raggiungibili da quel. Da quel vertice di partenza. Cammini che nel caso molto particolare in cui il grafo fosse non orientato e non pesato coincidevano con i cammini più brevi, ma in generale non era detto, non era assolutamente detto che il cammino che trovo facendo una visita sia un cammino preferibile rispetto ad un altro. Ecco, qua invece ci occupiamo proprio di questo tema. Trovare quali sono i cammini più brevi tra due vertici all'interno di un grafo, che è un problema che, diciamo così, immaginate tutto il mondo della logistica, dei trasporti, parte da lì essenzialmente, no? Riuscire a trovare un percorso, ma questo è l'esempio più semplice, un percorso chilometricamente più breve per raggiungere un punto a partire da un altro, andare dal punto A al punto B passando dall'insieme di strade più breve, oppure che impieghi il tempo minore. In entrambi i casi stiamo pensando ad un grafo i cui vertici siano i luoghi, i cui archi siano le tratte di strada e il cui peso sia la distanza nel primo caso o il tempo di percorrenza nel secondo caso, il tempo di percorrenza ovviamente dato dalla distanza e dalla velocità media di percorrenza, no, cose di questo genere. Ma anche nei problemi di, diciamo così, pianificazione della produzione, tu devi avere una certa serie di passaggi, no? Una certa serie di lavorazioni di un determinato oggetto e l'ordine con cui le fai, il percorso che li fai compiere, ciascuna lavorazione ha un certo tempo, un certo tempo d'attesa, eccetera, ti dà un'efficienza maggiore o minore nel processo. Quindi alla fine, quando tu hai diversi. Immaginate un grafo come le istruzioni che ti dicono i vari modi in cui ti puoi spostare, in cui puoi fare delle operazioni. Pensate che il nodo sia un punto in cui si fanno delle cose e gli archi ti dicono in che ordine le puoi fare. Il cammino più breve tra due vertici è il modo più efficiente di arrivare al risultato. No? Magari ti può dire che conviene studiare prima un esame e poi l'altro in funzione della data degli appelli, perché è quello che ti permette di massimizzare la tua funzione costo, cioè i giorni dedicati a ciascun esame, eccetera. Quindi gli esempi più semplici che faremo anche così ragionando ci saranno di tipo logistico, ma poi in realtà il grafo è un oggetto talmente astratto che può veramente rappresentare cose molto diverse. Vabbè, ci dobbiamo assorbire però all'inizio un pochino di definizioni per riuscire a capire come fare a trovare in modo efficiente il minimo percorso tra due punti dati. Noi in realtà di tutto questo potremmo anche non sapere nulla. Se io vi dessi oggi un grafo e vi dicessi questi sono due vertici, grafo facciamolo complicato, quindi pesato e orientato, vi dicessi questi sono due vertici, trovami il cammino minimo, ci mettiamo lì con santa ricorsione, esploriamo tutti i cammini e alla fine lo troviamo. Partiamo dal punto di partenza e anziché, diciamo, impostiamo una procedura ricorsiva, a differenza di una visita in profondità, in cui una volta che un vertice è stato trovato una volta non mi interessa più, in una ricerca di questo genere dovremo provare tutti i possibili percorsi per raggiungere quel determinato vertice.
Quindi una procedura di esplorazione completa di tutti i percorsi possibili. Alla fine troveremo sicuramente quello minimo, avendoli provati tutti. La ricerca esaustiva, che però ha un certo tipo di complessità. Il lavoro che stiamo facendo qui è cercare di studiare un po' meglio il problema per vedere se esiste una soluzione più efficiente, che abbia una complessità minore e che non richieda di elencare esplicitamente ed esaustivamente tutti i percorsi possibili. Perché quello lo sappiamo sempre fare. Cioè, in modo stupido, tra virgolette, brutta forza, provarle tutte esiste sempre. No? Però il motivo per cui andiamo a studiare queste cose è per vedere che a volte non è l'unico modo. Ci sono delle soluzioni, diciamo così, magari più complesse da approcciare, ma poi alla fine decisamente più efficienti. In altri casi, invece, purtroppo non ci sarà questa possibilità, le uniche soluzioni sono quelle di provarle tutte. Vedremo più avanti quando parleremo di cicli. Allora, dicevo, partiamo da un po' di definizioni. Vabbè, noi abbiamo il solito grafo G, vertici e archi, pesato, no? Nel caso in cui il grafo non sia pesato, il problema dei cammini minimi si risolve a fare una visita in ampiezza. Quindi, ma il problema nasce nel momento in cui ogni arco ha un peso. Poi in realtà questo è il caso generale, perché se il grafo fosse non pesato, basta mettere questa funzione peso uguale a 1 per tutti. Perché il problema nasce nel momento in cui ho definito un peso sugli archi, ho un grafo pesato? Ma perché a quel punto il costo minimo, o il peso minimo di un cammino, non è più dato dal numero di archi. Io potrei avere un cammino che ha lungo 27 archi, ma ha peso 3, e un cammino lungo 2 archi che ha peso invece 100.000. Dipende dal valore che hanno gli archi. Quindi pensiamo alla visita in ampiezza, cerca di raggiungere ciascun vertice col numero minimo di archi. In un grafo pesato il minimo di archi non mi garantisce che corrisponda anche al minimo peso. Ecco, definiamo il peso. Il peso di un arco è dato dall'arco stesso. Sul grafo definiamo dei cammini, P, dei cammini del path P, e definiamo il peso di un cammino, in modo abbastanza ovvio, come la somma dei pesi degli archi che compongono il cammino. Quindi se un cammino P è fatto da una serie di coppie UV di vertici, UV, 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 dove U e V sono i vertici di partenza e i vertici di arrivo dell'arco, prendo il peso di ciascuno di questi archi, li sommo tra di loro e ottengo un numero solo, un numero reale, che è il peso di quel cammino. Quindi sto facendo semplice, sto pensando che il grafo sia un grafo semplice, cioè che non abbia archi multipli da due vertici. Se ce l'avesse è abbastanza ovvio che se tra due vertici ho quattro archi possibili, sceglierò sempre quello con peso minore. Quindi in realtà non mi servono, no? Forse fosse un multigrafo non aggiungerebbe complessità, perché tra due vertici sceglierei comunque sempre il vertice con peso minore. Quindi questo stiamo veramente trattando il caso più generale possibile. Anche se ci mettiamo nel caso specifico, però con piccola osservazione ci accorgiamo che in realtà è qualunque grafo riconducibile a questo. Allora, noi cosa vogliamo trovare? Vogliamo trovare il cammino minimo. Cioè, un cammino, innanzitutto, cioè una sequenza di archi, o nel caso in cui il grafo sia semplice, equivalente a indicare una sequenza di vertici, tra un vertice di partenza U e un vertice di arrivo V, definito come un cammino che vada da U a V, innanzitutto, e che abbia peso minimo tra tutti i cammini possibili che vadano da U a V. Se ciò esiste, se questo esiste. Perché può darsi che, che V non sia raggiungibile a partire da U, e quindi non ha senso chiedersi qual è il cammino che ha peso minimo. Non c'è un cammino, punto e basta. Per cui se indichiamo con delta la lunghezza del cammino minimo, il peso del cammino minimo, delta di UV è il peso del cammino minimo ammesso di riuscire a trovarlo tra U e V. Per convenzione, nel caso in cui questo non esistesse, diremmo che il percorso minimo, il cammino minimo, ha lunghezza infinita. E quindi diremmo che delta è infinito. Quindi qui abbiamo due cose con cui stiamo giocando. La lunghezza minima è un numero,
la distanza minima tra Roma e Torino è 300 km. Bene, ma poi qual è la strada? L'altra cosa che dobbiamo trovare è il cammino vero e proprio, cioè la sequenza di vertici, che ha quella lunghezza. Quindi sono in realtà due le cose che ci stiamo chiedendo. Qual è la lunghezza minima, cioè come numero, e qual è il percorso che corrisponde a questa lunghezza minima. Poi in alcuni problemi ci servirà solamente la lunghezza, in altri problemi ci servirà solamente il cammino, però sono due cose che dovremo generare insieme in questo algoritmo. E ci serve il cammino, perché magari a volte uno potrebbe dire io riesco a trovare un algoritmo che mi dice il cammino minimo è lungo 18, ma l'algoritmo magari non mi tira fuori qual è il cammino. Non è questo il caso, ma ci sono casi in cui magari ti danno un risultato parziale, che è molto più efficiente che non calcolare il risultato completo, ma poi non hai il cammino. Quindi in questo caso, diciamo esplicitamente, a noi serve il cammino e poi ovviamente la sua lunghezza. Poi questo problema si può formulare in tre modi diversi, dal più semplice al più complesso, in funzione del numero di cammini essenzialmente a cui siamo interessati. Il primo caso è, dato un vertice di partenza, dato un vertice di arrivo, voglio il cammino tra questi due, il cammino minimo tra questi due. Oppure posso specificare solamente il vertice di partenza. E allora mi chiedo, partendo da questo vertice, quali sono tutti i cammini minimi per raggiungere tutti gli altri vertici? E se io parto da qui e ho altri 100 vertici nel grafo, dimmi quali sono i cammini minimi per raggiungere ciascuno di questi altri 100 vertici. Cioè, di fatto la seconda versione è come posso ripetere la prima versione per ogni possibile vertice di destinazione. Solo che magari ho un algoritmo che in un colpo solo riesce a trovarmele tutte. E se quell'algoritmo che in un colpo solo riesce a trovarmene tutte è meno di n volte più complesso dell'algoritmo che ne trovo una sola, magari mi conviene rispetto a ripetere tante volte l'algoritmo che ne trovo una sola. Quindi ho un algoritmo, questi due, diciamo così, problemi, li chiamano problemi single source, cioè ho un punto di partenza unico e poi o conosco già il punto d'arrivo oppure dico che voglio calcolare contemporaneamente tutti i possibili punti d'arrivo. Single source. Poi addirittura c'è il problema ancora più generale, è trovare tutti i cammini tra tutte le possibili coppie di vertici. Tutto. In un botto solo trovare, dato un grafo, il cammino più breve tra qualunque coppia di vertici. Quindi è l'all pairs shortest path. Il cammino più breve tra tutte le coppie possibili. Magari so che dovrò usare moltissimo questa informazione sui cammini e quindi tanto vale per calcolarmene tutto all'inizio. Quindi calcolo all'inizio una volta sola tutte le coppie, tutti i cammini e vedo quale mi conviene di più. Adesso io non voglio anticipare troppo, ma se andiamo a tre slide dal fondo, poi ci torneremo ovviamente avendole capite, ma per ora ci sono algoritmi diversi, quindi sono elencati 5, alcuni dei quali si applicano al problema all pairs, quindi trovano tutte le coppie, alcuni dei quali invece si applicano al problema single source e hanno una complessità diversa. La cosa positiva è che il numero più brutto che ci vedo qua è V al cubo, anzi no, in realtà sarebbe V al 4 per E, dipende dalla densità del grafo. Ma sono tutti comunque numeri di tipo polinomiale, o addirittura meno. Sì, questo sono un single source però. Quindi le alternative ci sono algoritmi diversi che risolvono o il problema single source oppure il problema all pairs. Siamo noi che dobbiamo un attimo valutare nel problema che stiamo cercando di risolvere, no? Qual è la combinazione più efficiente. Vi dico già che tanto questi sono tutti già implementati nella libreria, quindi possiamo scegliere liberamente sulla base della complessità e dell'efficienza. Non abbiamo, per noi il lavoro è uguale essenzialmente, sceglierne uno o sceglierne l'altro. Vabbè, però al di là del nome di questi algoritmi cerchiamo di capirci un po' meno.
Dicevo, a seconda di che cosa del problema che sto cercando di trovare, mi interessa solamente il valore del cammino più breve oppure effettivamente il cammino vero e proprio. No, questo abbiamo già detto prima. Esempio, qual è il cammino più breve tra S e V? Cammino di peso minimo. Se U x V dice 1. Qui io vedo tre cammini, no? Tra F e V. SUV, che ha peso 9, SUXV, che ha peso 3 più 1, 4 più 4, 8, e poi ci sarebbe SXV, passando da 5 più 4 a peso 9. In realtà ci sarebbe anche, non l'avevo visto prima, SXYV, che ha peso 5 più 6, 11 e 7, 18, ma anche SUXYV. No? SUXYV, che non ha il premio per il cammino più breve, forse ce l'ha quello per il cammino più lungo. Ma trovare il cammino più lungo e il cammino più breve è uguale, è come complessità. Ma pensate di fare il complemento dei pesi, il problema è lo stesso. Ok? Allora, a occhio ci sembra così. Cosa abbiamo fatto? Beh, di fatto a occhio abbiamo cercato tutti i cammini. Il primo che è saltato all'occhio probabilmente è SUV, e poi siamo andati a vedere, ok, 3 più 6, ma c'è un modo più furbo di arrivarci e abbiamo esplorato qualche cos'altro. SUV oppure UYV. Non so quanti di voi abbiano considerato mentalmente i cammini anche che passavano da Y. Probabilmente eravamo abbastanza soddisfatti di aver trovato questo e non ci è venuto in mente di cercare da Y. Oppure non ci è venuto in mente di passare da Y perché qui abbiamo visto un 6 e qui c'era già un 4. E quindi quando sono su X, per arrivare su V mi basta 4 se passo di qua, dall'altra parte mi serve 6 più qualcos'altro, che magari è pochissimo, ma comunque questo 6 è già maggiore del 4. Quindi magari abbiamo ragionato dicendo se sono su X non ha senso passare da Y. Sono dei ragionamenti un pochino così empirici e intuitivi, però sono quelli alla base degli algoritmi che andremo a vedere. Innanzitutto, per poter formalizzare come algoritmo, chiediamoci come fare in un modo efficiente a rappresentare un cammino. Per l'algoritmo che si deve lavorare. Rappresentare un cammino, io posso dire, allora abbiamo detto che il cammino più breve è SUXV. Allora, S è la sorgente. Quindi proviamo a pensare ai cammini parziali. Il cammino parziale per arrivare fino a S ha peso 0. Non mi sono ancora mosso. Poi passo da U. Il cammino parziale per arrivare fino a U, posso memorizzare dentro U il fatto che ha peso 3. E come faccio a sapere quale cammino ho seguito? Beh, potrei memorizzare dentro U l'antecedente, cioè il nodo che veniva prima, S. Cioè il mio U si deve ricordare, io sono raggiungibile con peso 3 e sono raggiungibile da S. Poi X. X si ricorderà che lui è raggiungibile con peso 4 arrivando da U.
Il cammino SUX è un cammino per cui X viene raggiunto con peso 4 perché viene raggiunto da U, il quale è raggiunto con peso 3 da S. Se io guardassi solo X, lo potrei raggiungere anche con peso 5 da S, ma serve un altro cammino. Se io voglio rappresentare il cammino, quello che abbiamo detto che essere il minimo, dirò che X deve essere raggiunto da U. E che peso avrà il cammino fino a X? Beh, sarà il peso del cammino fino a U più la tratta finale che collega U a X. E V, se devo dire come far raggiungere V, dirò che V è raggiungibile da X. E il peso con cui raggiungo V, del cammino con cui raggiungo V, sarà uguale al peso del cammino con cui raggiungo X più 4, che è il peso dell'arco che collega X a V. Però la parte, non ho ancora detto, non ho più ripetuto alla fine qual è il peso di X, perché la frase che ho detto alla fine vale da sempre. Se io raggiungo y da x, il peso del cammino fino a y sarà il peso del cammino fino a x più 4. Il peso del cammino fino a x abbiamo scoperto che anche lui è 4, ma magari se non avessimo ancora scoperto che era 4 diremmo che è 5. Sarà un cammino non minimo, ma sarà più sempre un cammino. Quindi io decompongo il cammino nell'informazione che memorizzo, diciamo così, associata a ciascun nodo, della provenienza del cammino stesso. Mi è più comodo dire sul nodo V qual è il nodo da cui provengo che non scrivere sul nodo X qual è il nodo verso cui vado. Semplicemente lo vedremo poi facendo i calcoli. Quindi di fatto memorizzeremo all'interno di ogni vertice due informazioni. Il vertice precedente da cui sono arrivato e il peso complessivo del cammino fino al punto attuale. Quindi, partendo da una certa sorgente U, per ogni vertice rappresento quello che è di fatto, quello che ho chiamato qui weight, è di fatto la lunghezza del cammino minimo tra U e V, dove V è un qualunque vertice, non necessariamente quello di arrivo finale, e quello che qua ho chiamato pi greco come pi precedente, il vertice prima di V. Questa relazione pi di fatto mi dà un grafo all'indietro, un grafo che mi dà da ogni vertice il precedente. È un albero inverso. Quindi, su questo grafo potremmo fare questa rappresentazione. Cosa rappresentano queste due tabelle a destra? Queste due tabelle a destra rappresentano il vertice precedente rispetto al vertice dato, ciascuno dei vertici dati, e il peso con cui sono raggiunti, partendo sempre da S. Allora stiamo dicendo che S non ha un vertice precedente e il suo peso è 0, vabbè, è il punto di partenza. Stiamo dicendo che U è raggiungibile da S con peso 3. Stiamo dicendo che X è raggiungibile da U con peso 4. Quindi qui ci sta dicendo, guarda che se vuoi raggiungere X, non fare SX, ma fai SUX. A sua volta V è raggiungibile da X con peso 8, questi sono già i pesi minimi, queste tabelle, ho già codificato i percorsi minimi. E Y è raggiungibile da V, quindi per arrivare a Y conviene passare da V, e ci arrivo con peso 10, perché se vedete con V ci arrivavo con peso 8 e poi da V a Y c'è un peso 2. In realtà 3 più 1 più 6 fa anche questo 10. Quindi alternativamente ho due cammini di ugual peso, SUXY oppure SUXVY, che
che pesano entrambi 10. L'algoritmo mi ha trovato il secondo dei due, quello che ha un arco in più, ma vabbè, tanto gli archi non ci interessano, ci interessa il peso. Allora, questa è una rappresentazione un po' strana, ma che permette, in modo molto sintetico, in queste due tabelline, di condensare tutti i cammini minimi a partire da S. Di fatto, se notate, a parte la riga Y, che visto che prima volevamo raggiungere V, ci accorgevamo che Y non ci serviva, ma se cancellate la riga Y, l'informazione che c'è qua è quella che ci era servita per capire che il percorso SUXV era più breve. E a gratis ci ha anche dato il percorso più breve per raggiungere X e il percorso più breve per raggiungere U. Adesso formalizziamo questa intuizione, questa idea. Però l'idea è che se creo un percorso per raggiungere un vertice, ciascun pezzettino di questo percorso è ottimale, è minimo, deve essere minimo. E quindi in realtà creare il percorso verso una destinazione, crearlo verso tutte le destinazioni, siamo lì, il lavoro da fare è circa lo stesso, perché in realtà tutti i nodi che tocco, che considero, di fatto se li ho considerati e se fanno parte del cammino, oppure li ho considerati dicendo che non fanno parte del cammino, ho trovato per loro il cammino minimo. Per questo, tra i vari algoritmi, quelli single source in realtà sono capaci di trovare sempre tutti i cammini, verso tutte le destinazioni, non verso una sola, perché il lavoro da fare è essenzialmente lo stesso. Quindi, proviamo a formalizzare questa idea. Il primo punto è che il vertice precedente, considerando un cammino minimo tra due nodi, e se considero un vertice intermedio a questo cammino minimo, il precedente di questo nodo intermedio non dipende dalla destinazione finale. Se devo andare da Torino a Roma e decido di passare per Firenze, qual è la tappa precedente a Firenze? Se poi decidessi di andare da Torino a Napoli, sempre passando da Firenze, la tappa precedente a Firenze sarebbe la stessa. Sia che la destinazione finale sia Roma, sia che sia Napoli, sia che sia Reggio Calabria. Nel cammino minimo, ovviamente. Se io capisco o decido che devo passare da Firenze, la tappa precedente a Firenze per arrivare a Roma è la stessa indipendentemente da qual sia la mia destinazione finale. La dico anche in un modo diverso, la tappa precedente a Firenze è il luogo, è quella che mi minimizza il percorso fino a Firenze e poi non me ne frega niente di quello che faccio dopo. Se io interrompessi o faccio un cammino minimo, se questo cammino minimo lo taglio in qualunque punto e mi fermo lì, decido di fermarmi lì, so che il percorso che ho fatto fino a quel punto è anch'esso un percorso minimo. Non avrei potuto far di meglio. Se ho fatto il cammino minimo fino là in fondo, ma mi fermo prima, quello che ho trovato è comunque un cammino minimo dal punto di partenza al punto in cui mi sono fermato. Questo è il motivo per cui riesco a condensare in un'informazione molto sintetica tutti i cammini minimi, perché il cammino minimo per raggiungere X è indipendente dal fatto che io voglio raggiungere X oppure voglio passare da X per raggiungere V oppure voglio passare da X per raggiungere Y. Il modo per raggiungere X è passare da U, punto. Perché? Ma perché se così non fosse, no, tipico ragionamento per assurdo, se il percorso da A a B avesse un sottopercorso più breve,
di lunghezza non minima, se è di lunghezza non minima vuol dire che ce n'è un altro che collega gli stessi due punti che in realtà è di lunghezza minore. E allora butto via quello vecchio e tengo quello nuovo. Allora, se è di lunghezza minore per arrivare fino al punto intermedio, poi da lì in poi proseguo sulla strada che avevo già prima per arrivare alla destinazione finale. Quindi in qualunque percorso, se io prendo un sottoinsieme tra due punti, non potrò mai trovare, se il percorso complessivo è minimo, non potrò mai trovare un sottoinsieme che non sia minimo. Perché se no sostituirei questo con uno più breve ancora, il cammino complessivo si accorcerebbe e vuol dire che non era più minimo, era raggiunto l'assurdo. Quindi sono queste dimostrazioni che non soddisfano molto. Però vuol dire che se sono capace a trovare il cammino minimo complessivo, vuol dire che ho trovato anche i cammini minimi intermedi. A noi serve soprattutto per convincerti che questa rappresentazione è sufficiente per sapere tutto ciò che ci serve. Cioè, il modo con cui aggiungo x non dipende da dove voglio andare dopo. Poi magari da x decido di passarci o non di passarci, questo è un altro conto. Per arrivare a y conviene da passare da x oppure no? Non lo so, ma se conviene passare da x allora ci arrivi da s. No, scusate, ci arrivi da U. Quindi, per ogni vertice mi chiedo qual è il modo migliore di arrivare, di passare. Poi, nel vertice successivo, deciderà se passare da X o passare da un'altra parte. Ma quello è poi un problema successivo. Se decidessi mai di passare da quel vertice, so come fare. Allora, supponendo di aver calcolato tutti i cammini minimi, ciò che abbiamo in mano e ciò che è rappresentato da queste due tabelline che vi ho fatto vedere prima, di fatto è un grafo. È un grafo perché io calcolo tutti i cammini minimi a partire da una certa sorgente, genericamente U, l'informazione che ogni vertice è raggiungibile nei cammini minimi partendo da un certo vertice di precedenza e di fatto è una serie di archi. Cioè sto evidenziando, mettendo in evidenza, colorando alcuni archi e non altri. È un sottografo, quindi gli archi che metto in evidenza sono un sottoinsieme degli archi di partenza. I vertici che ottengo sono un sottoinsieme dei vertici di partenza e in particolare tutti e soli i vertici raggiungibili da U, quindi gli stessi che raggiungerei su una visita. E quindi questo sottografo lo chiamo sottografo dei predecessori. L'ho disegnato qua. Questo sottografo qui corrisponde all'informazione che ho qua sotto. Questo è tutto ciò che mi serve per calcolare tutti i cammini minimi a partire da S. Ho evidenziato quelli che sono gli archi utili. Gli archi facenti parte dei cammini minimi. Questo grafo è un albero. Un albero cosa vuol dire? Che non ha cicli. Non ha cicli perché ogni nodo è raggiungibile in un modo solo. Non ho due modi diversi di raggiungerlo. Abbiamo visto prima, dei due modi diversi, uno non sarebbe minimo. Allora lo butto via e mi rimane solo l'altro. Ovviamente la radice di questo grafo è in U, perché è il punto di partenza, e tutti i cammini che partono da U sono sempre cammini minimi. Quindi se io mi muovo su questi archi qua, sono sicuro di muovermi sempre a distanza minima, con sforzo minimo. Poi questo grafo non è univoco. Nel senso che non esiste uno solo, avevamo visto prima che un determinato vertice, era il vertice y se non sbaglio, si poteva raggiungere da v con peso 10, oppure si sarebbe anche potuto raggiungere da x e il peso sarebbe stato comunque 10. Allora in realtà un albero dei cammini minimi è questo, un altro albero dei cammini minimi sarebbe uguale a questo, tranne l'assenza di questo arco, non c'è più, e la presenza di un arco che va da x a y. Con peso 6. Quindi sarebbe un albero diverso, i vertici sarebbero sempre gli stessi, perché la presenza di un vertice significa che quel vertice è raggiungibile dalla sorgente, la raggiungibilità non dipende dalla lunghezza. Quindi i vertici saranno gli stessi, gli archi possono essere diversi,
ma i grafi, i possibili grafi di cammini minimi sono tutti equivalenti, nel senso che se anche trovassi grafi diversi, il peso del cammino che descriverebbero questi grafi diversi sarebbe esattamente identico dal punto di vista numerico. Percorsi diversi con la stessa lunghezza, con lo stesso peso. Caso speciale, nel caso in cui questo grafo fosse non pesato all'inizio, ciò che troveremmo alla fine come albero sarebbe l'albero della visita in ampiezza. Coinciderebbe con una visita in ampiezza, se i pesi fossero tutti 1, ma non succede quasi mai. Fin qui abbiamo ragionato in un caso normale, in cui i pesi degli archi sono tutti numeri, erano tutti nel nostro esempio, numeri interi, vabbè, interi fa lo stesso, positivi. Cosa succede invece se abbiamo degli archi con peso negativo? Vabbè, nel caso in cui pensiamo a un grafo dei trasporti non ha senso, perché non esiste una distanza negativa tra due punti. Ma in altri casi potrebbe esserci un premio per passare da quel punto lì, quindi gli archi che vanno lì di fatto sottraggono peso, perché se vai lì vinci qualcosa. In termini di tempo, in termini di risorse. Allora, cosa succede se abbiamo dei pesi negativi negli archi? Allora, innanzitutto dipende da quanti ne abbiamo e da dove sono messi la risposta. Il problema nasce se avessimo da qualche parte un ciclo con peso negativo, quindi non un arco singolo. Un arco da solo non dà quasi mai fastidio, negativo. Ma se ho più archi, positivi e negativi, messi in modo che alla fine di un giro, quindi faccio un ciclo tra vari vertici, posso tornare al vertice di partenza, quindi faccio un ciclo, e la somma dei pesi che ho attraversato è negativa anche di poco, a quel punto non è possibile definire nessun cammino minimo su quel grafo. E pensate qua, qual è il cammino minimo tra S e G? Allora, io ho un percorso sopra che dice 3 meno 4 più 4. Il percorso di sopra ha lunghezza 3. No? 3 meno 4 più 4 fa 3. Poi il percorso di mezzo. 5, 6, 8. 5 più 6, 11 più 8, 19. Poi ho questo meno 3, mi dà fastidio? No. Perché 5 più 6, 11, se decidessi di passare di qua farei 11 meno 3 che fa 8, ma poi devo di nuovo ripassare da un 6, fa 14 più 8, 22, ci ho perso, non mi conviene. Quindi ci sono dei casi in cui l'arco negativo invoglia a passare e altri casi in cui non serve a niente, perché mi porta troppo lontano e poi devo recuperare. Ma guardiamo il percorso di sotto invece, 2 più 3, 5 più 7, 9. Ma poi, attenzione, perché se 2 più 3, 5, potrei anche dire meno 6 che fa meno 1. Meno 1 più 3 fa più 2, più 7, 5. Mi sono perso. 2, 3, 5, 5 meno 6 fa meno 1. Meno 1 più 3 fa più 2, più 7 fa 9. Quindi da 12 sono sceso 9. Ma se lo faccio una volta sola, perché non farò due? Perché io una volta che sono arrivato su F, prima di andare verso G, che so che ci dovrò andare, mi conviene fare un altro giro passando da E. Facendo un giro vinco 3 punti. Perché ne guadagno 6, poi ne perdo 3, ho un guadagno netto di 3. Quindi questo ciclo EF ha un peso meno 3. Allora, nel momento in cui ho un ciclo con un peso negativo, qualunque algoritmo a cui io chieda minimizzami la lunghezza del percorso, vorrà attraversare infinite volte questo. Perché ogni volta che si trova in F si deve decidere mi conviene andare a E o a G, e dirà sempre mi conviene andare a E. E faccio ancora un giro. E quando si troverà lì, ancora una volta, non è mai abbastanza, vorrà ancora fare un altro giro da E, perché conviene sempre rispetto ad andare direttamente a G. Quindi,
non esiste il minimo, perché qualunque percorso io trovi, ce n'è sempre uno che fa un giro in più da E a F, che ha un valore minore, e quindi non c'è il minimo. E convenzionalmente diciamo che la lunghezza del cammino minimo è meno infinito. La definizione di un limite, no? Non limitato inferiormente. Ma questa stortura che c'è qua sotto mi invalida tutto il resto. Perché a questo punto tra S e G non esiste il cammino minimo. Non è che puoi dire, ah ma sì, ma c'è un cammino da 3 e poi il mostro sotto. Eh no. Non è che questo qua è... Adesso questi disegni sono ben separati. Non è che dice questo qui è un caso particolare, lo isoliamo e poi sopra rimane il cammino da 3. Semplicemente non si può proprio più definire in questo grafo il cammino minimo. Tra S e G, ma anche tra molte altre coppie di vertici. Adesso in questo caso un grafo è fatto apposta in modo che non ci siano altre cose, ma immaginate che ci fosse un arco tra G e S che torna indietro, in modo che ciascun vertice sia raggiungibile da ciascun altro vertice. A quel punto anche il cammino tra B e G sarebbe non più univoco. Perché per andare a B a G posso fare questo, oppure posso fare B, G, S, E, F, 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 G. È sempre più breve. Quindi vuol dire che la presenza, in generale, la presenza di almeno un ciclo con peso complessivo del ciclo negativo, rende non più calcolabile il cammino minimo. Poi ci sono algoritmi furbi che se ne accorgono e si fermano e danno errore, ci sono algoritmi che non se ne accorgono e andrebbero avanti praticamente all'infinito. Allora, come facciamo a garantire? Allora, qui fa vedere le distanze minime tra i vari nodi. Alcune sono definibili, altre no, perché hanno questo meno infinito, perché è possibile da esse raggiungere il ciclo infinito. Allora, se noi abbiamo un grafo che non ha archi negativi, va sempre bene. Se ha degli archi negativi, potrebbero ancora essere accettabili purché non formino un ciclo negativo. Quindi bisogna sempre fare attenzione se ci fossero dei numeri negativi, come sono messi. Questa è una generalizzazione di quanto dicevamo già prima, che dice... Prendiamo un grafo, calcoliamo i cammini minimi e diciamo che questo V1, V2, V3, Vk è un cammino minimo da V1 a Vk. Adesso, se io scelgo I e J, qualunque, compresi tra 1 e K, e vado a tagliare il sottopercorso da I a J, allora questo sottopercorso è il cammino minimo o un cammino minimo tra quelli equivalenti tra I e J. A parole l'avevamo già detto prima. Prima tenevamo fermo il punto di partenza, fermo il punto d'arrivo e ci chiedevamo come è fatto il cammino dal punto di partenza a uno qualunque dei punti intermedi? Diciamo questo qua è minimo. In questo lemma stiamo dicendo anche il punto di partenza si può spostare. E comunque noi prendiamo, tagliamo, non solamente lo dividiamo a metà in un punto, ma lo dividiamo in tre parti, ciascuna parte intermedia è sempre minima. E quindi, qui arriviamo alla formula che poi ci permette di costruire gli algoritmi. Delta, ricordiamoci che è il cammino minimo, quindi è il risultato del nostro caso. Il risultato del nostro calcolo ti dice che io posso sempre decomporre, applicando il lemma di prima, un qualunque percorso minimo in due parti, di cui la seconda parte sia fatta da un arco solo. Quindi n archi, lo divido in due parti, una da n-1 archi e l'altra da un arco. So che entrambe le parti sono un cammino minimo.
Allora vuol dire che il cammino minimo per andare da S a B può essere sempre decomposto con il cammino minimo per arrivare da S a U più il peso dell'ultimo arco da U a V. Okay? Per arrivare da S a V, se questo cammino, se il vertice precedente a V lo chiamo U, posso decomporre questo cammino come la parte che arriva fino a U più l'ultimo peso da U a V. E questa è la relazione tra i pesi. Adesso, qual è la difficoltà? È trovare U, in un certo senso. Se io ho il vertice di arrivo, qual è? Perché questo parte dall'idea che conosco già quale sia il cammino minimo. Allora è facile vedere qual è il penultimo nodo. Ma quando io non lo conosco ancora questo cammino minimo, devo trovare qual è l'U più giusto da mettere in questa formula per raggiungere V. Vabbè, se V è raggiungibile in un modo solo, sta bene. Ma se V è raggiungibile in più modi, qual è l'U di partenza, di provenienza che mi garantisce che questa formula sia valida? Perché questa formula vale solamente se i parametri sono cammini minimi. Allora, su questo lavora l'algoritmo. Tutti gli algoritmi sui cammini minimi partono da questa formuletta qua e dicono: io il minimo lo trovo andando a cercare ogni volta se so fare di meglio rispetto a quanto ho trovato finora. No? Sono tutti algoritmi tipo incrementali. Se io scegliessi una U sbagliata, cioè non la U giusta, quella vera del cammino minimo, cosa capita? E capita che sono passato dalla strada sbagliata. E allora la lunghezza passando da questo U sbagliato più l'ultimo arco non sarà più minima e quindi sarà maggiore o uguale della lunghezza minima vera del percorso vero che non passa da U per arrivare da S a V. Allora, se io scelgo male la U, anche ipotizzando di raggiungere perfettamente U, perché vedete che c'è un delta di SU, cioè il percorso minimo per raggiungere U più l'ultimo tratto, mi dà un percorso complessivo che è ottimo fino a U, ma complessivamente non è più ottimo fino a V. Perché la U non ci doveva essere. Ci doveva essere un U' diverso, che faceva sì che la somma di quei due termini fosse minore. Allora, questa è una disuguaglianza. L'uguaglianza mi suggerisce, guarda, tu potrei poi benissimo prendere un cammino qualunque tra due punti. Poi se provi a cambiare gli U e vedi che questo valore di questa somma ti cambia, allora ragiono, butti via quello vecchio e prendi quello nuovo. Quando ti accorgi che questa disuguaglianza diventa un'uguaglianza, cioè non puoi più migliorarla ulteriormente, hai trovato l'ottimo. Quindi questo, di nuovo, fase discorsiva, si formalizza in un meccanismo che si chiama di rilassamento, relaxation, che non c'entra nulla con rilassarsi. Dice, cerchiamo, per trovare i cammini minimi, di ricordarci per ogni vertice qual è la stima migliore nota finora del cammino minimo per raggiungerlo. Se io di botto non so i delta, li approssimo con un D. Troviamo il cammino minimo, facciamo, che ne so, una visita a cavolo, qualunque, e troviamo dei cammini per raggiungere i vertici. Quelli avranno una lunghezza che non sarà minima, ma è comunque una lunghezza di un cammino che li raggiunge. Non sarà delta, sarà una D. Ovviamente se uso queste D e quindi i nodi che le compongono non avrò l'uguaglianza qua sopra, avrò un minore. Però è un punto di partenza. Dopodiché provo a rilassare, se riesco, cioè aggiornare di fatto, modificare il percorso per raggiungere ciascun nodo, quindi di fatto il predecessore da cui raggiungo ciascun nodo, in tutti i modi possibili. E modifico, rilasso, effettivamente modifico il percorso, quindi se rilasso il nodo, se trovo un arco più promettente.
So che lo devo iterare molte volte questo processo, perché se io vado a vedere il concetto su un nodo e vado a vedere i predecessori, okay, questo nodo avrà 4 predecessori, farò la somma, peso del predecessore più lunghezza dell'arco, è 1. Peso del predecessore più lunghezza dell'arco, è 2, eccetera, eccetera, e vado a scegliere il minore. E quindi dico, vabbè, ho scoperto che era meglio passare dal terzo predecessore, perché la somma del suo peso più la lunghezza dell'arco che mi collega è minore. Occhio che però i pesi a loro volta dei predecessori non sono ancora definitivi, perché a loro volta potrebbero essere migliorabili. Perché finché non ho raggiunto il minimo, nessuno di questi, questi pesi, queste distanze, è minima ancora. Provo in tutti i modi possibili a migliorarlo. Solo quando in nessuno dei vertici riuscirò mai a migliorare più nulla, allora potrò dire di aver raggiunto l'ottimo. In pratica, la cosa è questa. Inizializziamo, una prima bozza di algoritmo potrebbe essere questa. Ciò che ci serve sono queste due quantità, la distanza e il predecessore, il nodo precedente, no? Quelle due tabelline che abbiamo visto all'inizio. In un grafo di cui non conosco nulla, ipotizzo che per tutti i vertici la distanza sia infinita, cioè addirittura non so neanche se sia raggiungibile quel vertice, e il predecessore non lo conosco, tranne uno, la sorgente, che so che ha peso 0 per definizione. Quindi io parto con un grafo di cui non so nulla. E poi ripeto tante volte questo meccanismo qua di rilassamento. Prendo un arco, UV, qualunque, e provo a rilassarlo. Vado a vedere se quest'arco è già, non dico ottimo perché non lo posso sapere, ma è già migliorabile. Dice se, vediamo cosa c'è scritto, DDV maggiore di DDU più W. Cioè il percorso che conosco per raggiungere V è più lungo del percorso che conosco per raggiungere U più il tratto da U a V. Vuol dire che per raggiungere V conoscevo un percorso. Ho scoperto che nel percorso che conosco per raggiungere U, se invece vado fino a U e poi faccio questo tratto, riesco a raggiungere V con un peso minore. Facciamo un disegnino. Vuol dire che io ho V e U. In qualche modo V lo so raggiungere, non so da dove, qui non c'è scritto che V sia il predecessore di U o viceversa. In qualche modo U lo raggiungo, non mi interessa cosa. E poi so che c'è un arco da V a U. No, scusate, da U a V. Da U a V. Allora, lui mi dice, vai un po' a vedere il tuo percorso che hai, conosci finora. Che peso ti dà per raggiungere V? 80. Eh? E il tuo percorso che conosci finora, che peso ti dà per raggiungere U? 70. E guarda caso, visto che c'è un arco tra U e V, quanto pesa? 5. Allora, io non so nulla, non so quale sia il minimo, ma di sicuro mi sembra stupido arrivare a V da questa strada, la strada precedente. E quindi cosa faccio? Butto via questa e dico che per arrivare a V si passa da 1. Quindi per arrivare a V devo fare questa. Di sicuro devo passare da 1. No, non è vero che di sicuro devo passare da 1. Di sicuro passare da U è meglio di quello che facevo prima. Non è detto che sia ottimo.
magari ne trovo ancora un'altra migliore. Quindi io vado a considerare gli archi. Ogni arco dice, ma senti, se io usassi questo arco per il nodo destinazione, migliora o no la distanza? Se sì, allora dico al nodo destinazione, caro nodo destinazione, dimentica il tuo predecessore vecchio perché te ne ho trovato uno migliore. Questo non è il percorso minimo. Uno, perché non ho valutato cosa succede con gli altri archi che incidono su V. Due, perché nessuno mi ha detto che il percorso per arrivare a U, che valeva 70, fosse il minimo. Non lo so ancora. Arriverà però un momento in cui, quando in qualunque arco del grafo, quindi me ne vado a prendere uno per uno, e provo questa disuguaglianza, è sempre falsa, e allora avrò dimostrato che non c'è nulla di migliorabile. Ma se nulla può essere migliorato, vuol dire che sono al minimo. Ho trovato il minimo. Quindi gli algoritmi sul calcolo dei cammini minimi si basano tutti su questo concetto qua. Che cosa cambia essenzialmente? Beh, cambia l'ordine, il metodo con cui considerano gli archi da rilassare. Capito? Prendo un arco a caso, ok. Però devo riuscire a prenderli tutti e tutti più volte. Poi a un certo punto magari questo 70 cambia, nel senso che ne scopro un altro che vale 50, allora devo rivalutare a sua volta tutto ciò che segue. Deve essere un meccanismo, devo avere, diciamo, un'organizzazione per fare in modo sistematico questa operazione, non è che prendo gli archi a caso e spero di essere fortunato. Quindi gli algoritmi per il calcolo dei cammini minimi si basano praticamente tutti su questo principio, organizzando in modo diverso la visita degli archi, dei vertici. Ma il principio matematico alla base è comunque lo stesso, che io posso tagliare il percorso e se è minimo, sia la parte fino al nodo precedente sia l'ultimo arco sono anch'essi minimi. Vabbè, questa è la figurina che ho fatto alla base, dove questo arco diventa più spesso perché a questo punto diventa il predecessore scelto per V. Mentre prima quest'arco era fine perché il predecessore che conoscevo per raggiungere V con peso 9 non era U. In quest'altro esempio invece non c'è nulla da rilassare, nel senso che io so già un modo per raggiungere V con peso 6 e non ha senso cercare di raggiungerlo passando da U, perché il peso con cui finora conosco il cammino che arriva a U è 5, 5 più 2 fa 7, che è peggio del 6 che conosco già, e quindi quell'arco lì da U a V non mi serve. Al momento non mi serve. Dico al momento perché magari tra un attimo scopro una strada migliore per arrivare a U che vale 3, e allora mi conviene. Però una strada migliore che conosco finora per arrivare a U non mi conviene passare da quest'arco. È una cosa molto dinamica, non posso mai dire nulla di definitivo fino a quando non ho rivisitato tutti gli archi. Però ogni volta che faccio un passo, è sempre un passo positivo. Positivo nel senso che mi avvicina al risultato. O non faccio nulla, o mi diminuisco un peso, la lunghezza di un percorso. E quindi mi avvicino un pochino al minimo. Non peggioro mai, non faccio mai dei passaggi in cui dice, adesso peggioro ma poi dopo spero di recuperare. Sono algoritmi, diciamo così, che approssimano via via il minimo fino a quando non lo trovano davvero. Partendo da una situazione abbastanza sfortunata in cui tutte le distanze sono infinite. Ovviamente il primo passo di questi algoritmi sarà quello di trovare un percorso per i nodi adiacenti alla sorgente e poi da lì scappa. Vabbè, questa diciamo essenzialmente la stessa cosa, dice dopo il rilassamento sono sicuro che vale la disuguaglianza minima. Lasciamo perdere queste parti qua più di definizione. Questo che è la conseguenza dei due teoremini che vi ho saltato,
ci dice una cosa che intuitivamente avevamo già capito: i valori del D che saltano fuori applicando questa regola di rilassamento sono sempre tutti maggiori o uguali dei delta, cioè delle lunghezze dei cammini minimi, per ogni verso. Parto da infinito e lo riduco, ovviamente non potrò mai ridurre più in basso del minimo. Ma la cosa interessante è che se per caso il D che trovo è uguale al cammino minimo, allora questo valore non cambierà mai più, non ci sarà mai più nessuna operazione di rilassamento che lo può modificare. Farlo crescere no, perché il rilassamento non lo fa mai crescere. Farlo diminuire no, perché è già al minimo, quindi non esisterà nulla che lo possa far diminuire e quindi rimarrà fisso. E a un certo punto questi D smettono di diminuire perché hanno raggiunto il delta. In un numero di passi finito. Quindi ci sono operazioni infinitesimali per cui divento sempre la tartaruga di Achille, la tartaruga per cui ogni volta aggiungo a metà. No, lo riduco sempre a passi discreti. Quindi. E poi ovviamente il modo con cui organizzo, in cui riesco a raggiungere questo obiettivo, dipende da come organizzo l'operazione di rilassamento, come dicevo. E i vari algoritmi dipendono dal fatto che io parto da una sorgente o da tutte le sorgenti contemporaneamente, e dall'ordine con cui faccio l'operazione di rilassamento. A seconda di queste due varianti potrei trovare algoritmi che sono capaci o no di gestire grafi che abbiano archi singoli negativi. Cicli negativi nessuno, c'è solo un algoritmo ovviamente che è in grado di gestire cicli negativi. In alcuni casi posso gestire anche dei singoli archi negativi, ma diciamo che è più un vezzo matematico quello di considerare questi casi, perché nei casi pratici non capita quasi. Allora, proviamo a vedere uno di questi algoritmi. Sono basati su questi concetti. Questo algoritmo, questi ovviamente prendono i nomi dalle prime persone che l'hanno scoperto. C'è stato un periodo negli anni 60-70 in cui effettivamente si scoprivano questi algoritmi. C'erano ricercatori che a un certo punto dicevano: ho trovato qualcosa di nuovo che non sapevo fare prima, e miglioro la complessità degli algoritmi già noti. Adesso noi ci ritroviamo tutti sui libri, è più facile. No? Però questi algoritmi hanno preso il nome dai loro scopritori. Allora, questo algoritmo è un esempio di un algoritmo, vi faccio vedere subito questo che è più completo. All source, shortest path. Quindi ci calcola insieme tutti i cammini minimi da qualunque sorgente a qualunque destinazione. Complessità V al cubo. Vedremo che è molto semplice perché sono tre cicli annidati. Come fa a lavorare? Come fa a tener conto di tutte le sorgenti possibili contemporaneamente? E anziché usare, come facevamo prima, una singola matrice, una singola colonna per indicare il peso, la D, e una singola colonna per indicare il predecessore, il pi greco, dovrà usare una matrice. Una matrice bidimensionale, in cui dice: guarda, qual è il peso del cammino migliore da questa sorgente, indicata sulla riga, a questa destinazione, indicata sulla colonna. Quindi è come se queste, torno indietro a questa figurina, è come se di queste colonne ne aveste tante, una per S, una per 1, per X, una per Y, come vertici di partenza. Quindi questa è la struttura dati su cui rappresenta, su cui lavora l'algoritmo di Floyd. Dove in questa matrice di distanza N per N, dove N è il numero di vertici, il valore di ciascuna cella è la lunghezza del cammino minimo, sarà la lunghezza del cammino minimo da I a J. Se lì mi indichiamo un valore infinito vuol dire che non c'è nessun cammino. E poi ho un'altra matrice, il predecessore. Il predecessore di J quando parto da S. Perché il predecessore abbiamo dimostrato che non dipende dalla destinazione, ma dipende dalla sorgente. E quindi ho una matrice di predecessori diversa per ogni possibile sorgente di partenza.
Questo è riassunto in questa figurina qui, che è tratta da, uno dei libri Algorithms in a Nutshell, se non sbaglio, che è citato sul, anche sul sito del corso, che riassume in modo sintetico, visuale, il funzionamento dell'algoritmo. Io adesso ne faccio degli zoom. Questo è l'algoritmo di Floyd. Ha una fase di inizializzazione, che è questa, e poi una fase di esecuzione. La fase di inizializzazione prepara queste due matrici di distanza e di predecessore, dicendo, all'inizio non so nulla. Quindi la distanza minima tra qualunque U e qualunque V è infinito, e il predecessore di V partendo dalla sorgente U non la conosco. Tranne che, vabbè, sulla diagonale in cui la distanza per raggiungere U partendo dalla sorgente U ovviamente è 0. E gli elementi, diciamo, vicini alla diagonale, gli adiacenti, in cui inizializza dicendo, guarda, io se parto dalla sorgente U, tutti i vertici che sono adiacenti a U, possono essere raggiunti partendo da U, con il peso dato dall'arco che collega U a V, che non sarà ovviamente il peso, il percorso ottimo, ma è un percorso possibile. Quindi, se questo fosse il grafo, quindi i nodi li ha numerati 0, 1, 2, 3, 4, quindi 5 vertici, i pesi sono quelli indicati sugli archi, la matrice viene inizializzata così, infinito dappertutto, queste sono le distanze, infinito dappertutto, 0 sulla diagonale, e poi andiamo a prendere gli archi, c'è un arco da 0 a 1, con peso 2, eccolo qua. Vuol dire che se la sorgente di partenza è 0, per raggiungere il nodo 1, posso, conosco già un percorso di peso 2, magari non è il minimo, ma lo conosco. Da 0 a 4, peso 4, eccolo là. E così via, no? Da 1 a 2, peso 3, sorgente 1, vertice 2, conosco un percorso di peso 3. Quindi ogni riga rappresenta i percorsi partendo da un singolo nodo sorgente, quindi l'ultima riga rappresenta i percorsi che conosco partendo dal 4, se usassi 4, il nodo 4 come sorgente. Allora dico che se parto dal nodo 4, il nodo 4 è raggiungibile con peso 0, il nodo 3 è raggiungibile con peso 7 e gli altri non so ancora, ma anche questo 7 non so ancora perché magari è migliorabile, e così via. Questa è la fase iniziale. L'algoritmo non è ancora partito, è semplicemente tradotto in una matrice quella che è la connettività del grafo, quelle che sono le connessioni interne al grafo. Adesso comincia a lavorare e dice, vedete che ci sono tre cicli di anni dati, T, U e V, e questi tre cicli sono quelli che determinano il fatto che l'algoritmo abbia complessità V al cubo. Perché poi il corpo del ciclo, cioè le istruzioni che vanno dalla 12 alla 15, hanno una complessità O di 1, perché sono solamente confronti e somme, eseguiti V volte per V volte per V volte, per V al cubo. E quello sempre, cioè guardate, questa complessità qua è costante, non dipende da quanti archi ci sono nel grafo, quanto è denso, da come è collegato, quei cicli lì non ci sono delle condizioni, provami solo gli archi collegati, no, tutti. Quindi, V al cubo costante, solida. Cosa faccio? TUV, tutte le possibili terme. Vado a considerare la distanza UT, cioè il cammino minimo tra U e T, noto finora, più il cammino minimo tra T e V. Cioè, praticamente sto ragionando sul cammino tra U e V passando da T. U, V, in mezzo c'è T. E mi chiedo, ma guarda, la mia matrice, che cosa conosce del cammino tra U e V?
conoscerà un certo valore. Ma se per caso decidessi di passare da t, allora mi darà un valore che è dato la distanza da u a t più t a t. E vedo se questa nuova distanza è minore o no della distanza precedente. Questo è un versamento ancora più generale. La regola del versamento che vedevamo prima tagliava il percorso lasciando fuori, diciamo, n-1 nodi e un nodo alla fine. Qua invece sto tagliando a caso, in un punto intermedio qualsiasi. Il t non è il penultimo, non è il predecessore di b, è un punto qualsiasi. E allora mi chiedo, questa distanza è minore della distanza che conosco finora? Ovviamente se questo valore new length non è infinito, vuol dire che u, che t è raggiungibile da u e che v è raggiungibile da t, quindi il percorso c'è. C'è, ma è migliore di quello che già pensavo? Se sì, sostituisco. Ovviamente sostituire significa che decido pred uv per arrivare da u, per arrivare a v partendo da u, conviene passare dalla stessa strada da cui si arrivava da v partendo da t. Cioè, cambio la strada a cui arrivo v. Il versamento va sempre quello. Dice, ma tu ci arrivavi in un certo modo? Ho trovato un modo più furbo per arrivarci. Qual è questo modo più furbo? Beh, è quello che avevo già trovato cercando di partire da t. E quindi butto via tutto il percorso da u a t, praticamente. Cioè, butto via tutto il percorso che avevo prima fino a v. Dico, allora, per arrivare a v, tu conoscevi già un modo, uv, che aveva una certa distanza di uv, te ne trovo uno migliore. E a v, allora, devi arrivare dalla stessa strada che ha scoperto il tuo amico che partiva da t. Anche lui era arrivato a V, da T era già arrivato a V, con un certo distanza. Adesso qui non c'è scritto che la lunghezza da U a V è uguale a quella da T a V, perché c'è anche il pezzo da U a T. Però c'è scritto che conviene passare da lì. Il precessore di UV non è T, perché T non è detto che sia collegato direttamente a V. T è un nodo intermedio da qualche parte. Ma conviene passare da quella strada lì. Questo è ciò che fa questo algoritmo. Praticamente itera su questa matrice. Allora lui parte t uguale 1 e dice 1, volete passare da 1? Allora lui cosa fa? Va a vedere, ad esempio, prendiamo, che ne so, 2, 3, questo arco da 2 a 3. Il percorso da 2 a 3. No, scusate, prendiamo. Queste qua, allora, le caselle in nero sono quelle dove ha migliorato qualcosa. Vediamo prima quelle, 3 a 1. Dice la distanza da 3 a 1. Quant'era prima? Infinito. Ma considerando t uguale 1, qual è la distanza da 3 a t? Più la distanza da t a 1, o in questo caso t uguale a 1, quindi sto parlando di un percorso lungo 0. Da 3 a t, da 3 a t, dov'è? Da 3 a t. 3 a 1 era infinito, perché? Un attimo, mi sono perso. Era da U a T, da T a V. T uguale 1. Ah, ok. UV con t uguale 1.
U a T e da T a T. 3 a 4. 3 U a T uguale a 1. Ah, ma no, aspetta. Scusate. T uguale a 0. Per quello che ho letto questo T uguale a 1 che è un pezzo della figura che è questa freccia qua sotto, che non c'entra nulla, io devo guardare questo. Stavo guardando questo t uguale a 1 quando in realtà è t uguale a 0 che stiamo facendo. Ok, reset. Ci stiamo chiedendo, vale la pena di passare da 0? Sì. Prendiamo un arco qualunque, ad esempio quello che va da 3 a 1. Da 3 a 1 finora avevo un percorso infinito. Non c'era percorso noto. Proviamo a metterci in mezzo lo 0. Da 3 a 0 conosco qualcosa? Sì, conosco un percorso da 8. Da 0 a 1 c'è un percorso? Da 0 a 1 c'è un percorso da 2. Quindi 8 più 2 che fa 10 è minore di infinito e quindi da 3 a 1 posso mettere 10. E questi archi, diciamo, che sono rimasti in nero e non in grigio, sono gli archi che mi dicono come fare a raggiungere 1. Vedete che da 3 a 1 adesso ho questo arco, 8, 2, ho selezionato questi archi. Questa matrice qua è la matrice delle distanze, la matrice dei predecessori, qua non è rappresentata come matrice, ma è rappresentata colorando gli archi che corrispondono ai predecessori. No? Il predecessore di 1 è 0, il predecessore di 0 è 3. E vado avanti così, in realtà in tutti gli altri casi, tranne questo, da 3 a 4, quindi dal vertice 3 al vertice 4, non avevo nulla, la distanza infinita, ma se provo a metterci lo 0 di mezzo, da 3 a 0 posso andare sì, da 0 a 4 posso andare sì, quindi 8 più 4, 12, quindi ho scoperto un modo per andare da 3 a 4. Passando a 0. Quindi ho fatto tutti i tentativi possibili di rilassare gli archi che conoscevo passando dal nodo 0. Io ho questa matrice aggiornata. Adesso lo rifaccio passando dal nodo 1. E allora anche qua dovrei prendere tutte le combinazioni, riga colonna, e mi chiedo, ad esempio, prendiamo la 0,1, che qui non è evidenziata, quindi non mi dirà nulla. No, scusate, t uguale a 1 mi confondo poi. Facciamo la 2, 3. Questa casella qua. Proviamo a rilassare questa casella con t uguale a 1. Allora, 2, 3, che percorso conosco? 5. Proviamo a passare da 1. Da 2 a 1 conosco un percorso? No. Da 1 a 5, da 1 a 3 conosco un percorso? No. E allora questa casella rimane così. Perché non ho trovato un percorso migliore. Questo 5 è perché da 1, cioè da 0 a 2, passando per 1, cosa succede? Beh, allora, da 0 a 1 vale 2, da 1 a 2 vale 3, 2 più 3 fa 5. C'era un infinito e lo sto migliorando. E così via. Quindi man mano si vanno a riempire caselle. Finora abbiamo solo fatto operazioni relativamente semplici, cioè siamo andati ad aggiungere degli archi dove prima c'era infinito. Okay? Quindi abbiamo scoperto questi altri tre archi nuovi. Poi si va avanti, t uguale 2, chiediamoci, passare da 2 conviene? E si scopre che conviene in questi tre casi. Adesso, per scoprire che ci sono questi tre casi, uno li deve provare tutti, eh? Quindi c'è un n quadro, operazioni, tentativi da fare, sempre. Però si lavora solo su questa matrice. Dopo t uguale 3, si sono riempiti, sempre solo degli infiniti abbiamo modificato, e ho già riempito la tabella, in questo caso. Ho ancora un passo da fare, quello con t uguale 4. Questo è il passo un pochino più difficile, perché se fa qualcosa lo fa per migliorare. In questo caso non ha migliorato nulla.
quindi è già arrivato alla fine. Quindi l'algoritmo è molto stupido, direi, cieco. Fa queste operazioni tante volte, itera tante volte questa cosa. Alla fine è garantito che dopo tutte le iterazioni, quindi dopo aver fatto 5 giri in questo caso, quella matrice non potrà più cambiare. Cioè non è utile ricominciare dall'inizio, per dire. Io ho provato a rilassare prima col vertice 0, poi col vertice 1, poi col vertice 2, eccetera. Poi col vertice 3, col vertice 4, chi mi dice che a questo punto non possa di nuovo ricominciare a provare a rilassare passando dal vertice 0? Perché nel frattempo è cambiata tanto la matrice. Il motivo per cui Flood Warsaw è il nome che è rimasto appiccicato all'algoritmo è perché loro sono stati i due che hanno dimostrato che è sufficiente fermarsi lì. È sufficiente fare n iterazioni di questo rilassamento della matrice. E poi dopo, di sicuro, non troverai più nulla. Ciò che ho potuto fare l'ho fatto all'inizio. Non è intuitivo, perché mi dice, ma ha cambiato qualcosa, ma magari passando dal nodo 0... Questo non ce lo dimostriamo, se uno vuole se lo va a studiare sui libri di algoritmi, che non sono questo qua che vi ho fatto vedere, perché è un libro molto pratico, diciamo così, dice come implementarli, ma non perché matematicamente funzionano, noi ci fidiamo. E con questo hanno detto che il ciclo esterno non è, perché saremmo stati capaci tutti a fare questo algoritmo se il ciclo esterno riga 9 fosse stato qualcosa del tipo finché ci sono modifiche. Finché è possibile migliorare la matrice. Però a questo punto non sai qual è la complessità, perché non sai quanto va avanti il primo. Loro sono stati in grado di dire che questo algoritmo si ripete al massimo b volte, una volta per ogni vertice. E quindi v al cubo è la sua complessità. Con v al cubo vi togliete il pensiero perché avete tutti i cammini minimi che vi servono. Ma a me non servono tutti, me ne dai uno solo con v al quadrato? E beh, contrattiamo, vediamo se ti servono uno solo con v al quadrato, ti diamo quello, ma con altri algoritmi. Dal punto di vista pratico, nella libreria jgraph-t c'è proprio una classe che si chiama Floyd Warshaw Shortest Path che implementa questo algoritmo. Ovviamente una classe parametrizzata col tipo di grafo con cui dobbiamo lavorare, quindi vertici e archi, e voi create la classe, il costruttore, qui scritto un po' in piccolo, ma il costruttore richiede come parametro il grafo, quindi crei una nuova classe Floyd Warshaw con parametro graph, e lui si prende il grafo, lo analizza e poi c'è un bel get shortest path metodo, v, vertice partenza, vertice terreno. Quindi quando tu istanzi la classe, lei calcola il grafo e poi la interroghi passando ad ogni volta una coppia di vertici. E lei ti restituisce un oggetto che è un graph path. Un graph path è una lista di archi. E poi questa qui la puoi andare ad analizzare. Oppure c'è anche la possibilità di farti restituire tutti i cammini minimi a partire da un certo vertice di partenza. Quindi verso tutti i possibili vertici d'arrivo. Fatto, corrisponde a più chiamate di questo metodo. Se voglio il cammino, se invece voglio solo la distanza, c'è questo shortest distance tra vertice di partenza e vertice d'arrivo che mi dà solamente il numero, il valore della distanza. Quindi sia il valore che il cammino, secondo di cosa mi serve. Sappiamo che ogni volta che facciamo una new di questa bestia qua, paghiamo un n cubo di complessità. Ok, io mi fermerei qua perché poi vorrei fare iniziare un esercizio dopo, cominciamo a applicare un po' di queste cose, sapendo solo che dei tre algoritmi di cui noi abbiamo visto per ora quello di Floyd Warshaw, che è All Pairs Shortest Path, complessità v al cubo, è implementato da questa classe Floyd Warshaw Shortest Path. Gli altri due algoritmi, che sono quelli di Bellman-Ford e Dijkstra, che
Adesso vedremo quanto tempo dedicarci, quanto entrare in profondità, che sono algoritmi single source, quindi con un punto di partenza solo, che hanno complessità diverse, sono implementati nello stesso modo da queste altre due classi. Quindi, anche se, tra virgolette, non abbiamo ancora capito cosa c'è dietro quegli algoritmi lì, dal punto di vista nostro, no, li possiamo già usare, sappiamo che questi tre algoritmi sono implementati nella libreria. Come vedete, nell'all pairs c'è get shortest path tra A e B, sul single source invece c'è un metodo più semplice che solamente dammi il cammino per le vertici da B. Ok, facciamo un po' di pausa, così poi passiamo a un esempio.